tu mo vieni, lo sai che ti ho chiamato? T'ho più chiamato, così ti facevo vedere la live. Sì, sbadigli che mo ti sei svegliato. Dormigliane, dormigliane. Benvenuti nel mio canale Nei Sentieri del Gusto. Sono Lucia e oggi voglio parlarvi dei fichi. In questo piattino, come vedete, non vedete soltanto i fichi in una foglia, in questa foglia di fico. Non vedete soltanto fichi o fioroni o culumi, come abbiamo detto lì nella live. Infatti ho fatto una live apposita, ma come devo scrivere nel titolo, come ne sapete di più voi, perché non riesco veramente a capire. E grazie a voi che faccio questa recensione, spero che vi aggrada davvero. Allora, i fichi, mamma mia, sono così belli, come non si fanno a non amarli? Guardate, raga, la forma, la loro dolcezza. E il loro sapore, il sapore buono. In pratica noi li troviamo già da metà giugno fino a settembre. Infatti viene pure chiamato frutto settembrino perché è quel frutto che diciamo dell'inizio autunno, cioè tu lo assapori all'inizio estate e finisci di assaporarlo anche a fine settembre, insomma inizio autunno. Cioè, spero di essermi non mi essermi incartata, cioè inizio estate e inizio autunno, ok. Allora, che dire di questo frutto? Questo frutto è uno dei miei frutti preferiti per dell'estate, uno dei frutti dell'infanzia, cioè questi provengono dall'orto del mio papà. Dell'albero, del grande albero di mio papà, ha un albero grandissimo di questi fichi. Però proprio grazie a voi ho scoperto che ci sono due alberi, ci sono due tipi, ma ci sono molte varietà di fichi, proprio i fioroni che troviamo in questo periodo e poi i fichi da noi. Usiamo molto il dialetto, cioè liculume, da noi si chiamano liculume o lifiche. È sempre, diciamo, lo stesso frutto, magari cambia soltanto la grandezza, come qualcuno di voi mi ha spiegato che i fioroni sono quelli più grandi e si trovano di questo periodo, invece i fichi sono più piccoli e si trovano nel periodo autunnale, proprio sì, i classici settembrini che possono essere anche questi neri, diciamo. Infatti li troviamo di due colori, sia neri che bianchi, che poi il loro sapore non cambia, diciamo, è proprio impercettibile la loro differenza tra uno chiaro e uno scuro, però è comunque dolce, è comunque buono. Noi da noi li facciamo, ho fatto pure un video, li facciamo seccare, i cosiddetti fichi maritati, perché all'epoca, in tempi antichi, non esistevano i confetti, erano troppo cari. Allora, quando uno si sposava, in pratica si tagliava a metà una figa e la si metteva ad essiccare. E poi in mezzo ad una mandorla, come simbolo di unione, cioè di fedeltà e di amore, si univano le due fiche, si univano e così poi si infornavano. Comunque ho spiegato tutto, ho lasciato tutto lascio qui praticamente il link di quel video che l'ho fatto l'anno scorso, pure in ritardo, perché l'anno scorso con il forte caldo gli alberi di mio papà di fica in pratica erano seccati, bruciati dal sole. Questo oggi, grazie al cielo, cioè quest'estate ritroviamo la pioggia, il vento, insomma il nostro Salento, l'usura, il mare, l'oriente. Ritroviamo questo frutto buono e penso che lo ritroverò per tutta l'estate.
Vorrei fare tante ricette e farvi conoscere tante ricette, perché come sapete molti sanno, si possono assaporare col salato, con dei salumi tipo il prosciutto crudo, il formaggio, con delle salse, insomma accompagnate, oppure si possono fare dei dolci squisiti. Come ho detto nella live, vorrei fare una torta, vorrei farvi conoscere insomma una crostata, che non ho vinto, purtroppo era una gara della Madonna e non ho vinto, però a me piace, spero che insomma voi che siete più palati, siete palati pregiati, più preziosi, siete grandi giudici delle mie creazioni, spero che vi piaccia. Allora, ma continuiamo con la storia della figa o dei fioroni, in questo periodo insomma i fioroni. Allora, da dove li ritroviamo, da come li conosciamo, come è antico, antico come il mondo, sappiamo tutti la classica storia di Adamo ed Eva dove riscoperti nudi si sono coperti con una foglia di fico, infatti è veramente molto grande, infatti è grandissima, ricopre tutto il piatto ed è un piattino da frutta che ho voluto imbastire tutto con tutti i prodotti che mio papà mi ha portato dal suo orto, dal suo frutteto. E quindi li riconosciamo lì, cioè sono antichi, anche se sono stati importati da Cristoforo Colombo, i frutti sono stati importati, che sono tanti frutti di Cristoforo Colombo che ha importato dall'Asia fino da noi in Europa. Ricordo i cachi e ricordo molti altri che ho recensito in questo canale, dove all'inizio cominciava sempre con verso la via della seta, la riscoperta di nuove strade per la via della seta, e finivano tutti con dei frutti grandiosi, insomma. Poi riconosciamo il fico, lo riconosciamo anche in molti altri passi di letteratura, come quello di Dante in un pezzetto della Divina Commedia nell'Inferno, lo riconosciamo in una grande letteratura antica e medievale come quella di Aristotele. Insomma, il fico ha fatto veramente grande comparsa anche in molti altri campi, non solo nella letteratura, ma anche nella pittura. Ci sono molti quadri che raffigurano magari l'autunno, il fico, molti artisti hanno usato questo, diciamo, anonimo frutto, diciamo, che forma ha, non è che, eppure riscopre bellezza, porta bellezza in qualsiasi campo di arte che i grandi artisti hanno plasmato in quell'epoca e ancora tuttora. Via via la bontà di questo frutto si è sviluppato soprattutto nel nostro sud, infatti viene di solito chiamato il figo del Mediterraneo, perché noi diciamo abbiamo creato degli innesti, abbiamo creato varie tipologie di fichi, come, ecco perché non riuscivo proprio a trovare, diciamo, il nome giusto per questo periodo del fico. Ma non solo, via via, oltre in Europa, si è diffuso in tutto il globo, come in Giappone, anche in Australia. Insomma, questo frutto è diventato famoso, però io lo vedo molto, molto, molto mediterraneo, molto nostro. Forse perché sono cresciuta con questo grandissimo albero dove praticamente il mio papà ci metteva pure un'altalena per poterci giocare in questo albero forte, possente. E proprio dai tempi dei miei nonni, sicuramente anche dei suoi nonni, quest'albero ancora porta questi frutti meravigliosi. Diciamo, allora, parliamo dei suoi valori nutrizionali. Si sa che il fico, diciamo, è molto molto dolce, ma vi stupirà, è più dolce, fa più male quello lì secco, perché praticamente toglie l'acqua, che questo fresco. Questo fresco si può mangiare, ovviamente non in abbondanza perché fanno male, però si può mangiare benissimo senza un'eccessiva
apporto di zuccheri, non ne contiene molti, ne contiene più quando magari si secca perché viene evaporata l'acqua con il sole o al forno. È ottimo soprattutto per chi è stitico perché praticamente aiuta il transito intestinale. Pare che sia un toccasana per le donne incinta ed è molto antiossidante. È un frutto dalle mille sorprese, anche se contiene 249 calorie ogni 100 grammi di frutto che se ne mangia. Alcuni mi chiedono: ma come fate a mangiarlo? Beh, alcuni, diciamo i più coraggiosi, lo lavano e lo mangiano direttamente con tutta la buccia. Cosa che si può fare, ehi? Cioè, mio papà lo fa e quindi se non gli ha fatto male lui ora che ha 70 anni, immaginate a noi. E poi questi qua è la vera frutta biologica, è quella del mio papà. Non è, diciamo, trattata, insomma, non è pompata. Io in verità la sbuccio così e mangio la polpa. Sì, ve la faccio vedere da dentro. Guardate com'è fatta. Questo è in pratica il frutto che ritroviamo, che possiamo gustare in una figa ed è veramente strana ed è buona, come mai tanti filamenti siano così buoni e dolci. Ha un sapore d'infanzia, di buono, dolce, ma non troppo dolce, sono più dolci quelli secchi, ripeto. Ed è particolare. Da piccola io ero, diciamo, un po' schizzinosa e dicevo che la figa non mi mangio la figa, molti fichi perché mi pizzica la lingua. Invece no, è proprio questi filamenti particolari che sono proprio fanno proprio la bontà e proprio in questi filamenti si trova la dolcezza del frutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi iscriviate al canale, mettete like, commentatemi, fatemi sapere, se avete altre notizie fatemi sapere. Noi ci vediamo intanto al prossimo video. Ciao ciao!